Allora vado. Sì, pronto. Sì, Reiners. Giusto, Ute Reiners. Ma chi è lei? Che cosa vuole? Chiede chi sono e poi riattacca. Un uomo? Sì. Lo conosci? No. Voleva soltanto sapere chi sei? Sì. O forse voleva solo sapere se sono in casa. Hai paura? Paura, no. È un po' che fa così. Da 3 giorni. Perché non chiami la polizia? Ma figurati, mi prenderebbero in giro. Devi davvero andartene? Scherzi, ho già fatto tardissimo. Mi raccomando, guida con prudenza. Sì, non ti preoccupare. Allora, domani. Se vuoi, possiamo pranzare insieme. Sì, d'accordo. Stai aspettando qualcuno? No. Ah, è il portone. Pronto? Puoi aprire, per favore? Ma lei chi è? Parlo con Ute Reiners? Sì. E lei chi è? Insomma, cosa vuole da me? Alcuni giorni fa ho acquistato dei libri da lei. Sì, e allora? Erano sulla Spagna. Le avevo detto che mi servivano per una ricerca scientifica. Allora, cos'è che vuole? Lei mi ha detto di essere stata in Spagna. Ma posso salire un po' da lei? No, dai, Ute, rimetti giù. Mi aspetti, adesso scendo. Mi spieghi perché vuoi scendere? Perché no? Tanto siamo in due. Vieni, ti accompagno. Quel tipo deve essere tutto matto. Sarebbe meglio aspettare che se ne vada via. Ah, buonasera, signor Clark. Buonasera. Sta scendendo? Sì, vado in cantina. Le dispiacerebbe accompagnare me e la mia amica davanti al portone? Al portone? Sì, potrebbe esserci qualcuno che si diverte a molestare le ragazze. Volentieri. Quelli che danno fastidio alle ragazze mi sono molto antipatici. Venite con me. Però cerchiamo di sbrigarci, per favore. E adesso vediamo un po' chi è che ha voglia di divertirsi. Pare che il nostro amico sia sparito. Dove deve arrivare? Solo fino alla macchina. Ah. Dove ce l'hai? Là davanti. Vuole che l'accompagni? Non occorre, grazie. Allora ciao, Ute. A domani. È meglio che lei torni a casa con quel vestitino leggero. Aspetterò io finché non è salita. Grazie. Chiamo subito un'ambulanza. Io chiamo l'ambulanza. Un incidente stradale, avvertite subito il chirurgo e l'anestesista. Si svolge prevalentemente a centrocampo. Adesso è il Colonia in avanti. Con Schulz. Senti, hai per caso il numero della polizia? 110. No, no, non voglio la stradale. Io voglio la polizia criminale. Non lo so, tieni, guarda sulle guide. Un tentato omicidio. Un tentato omicidio. Ma non pensi anche tu che quello è... Un tentato omicidio? Un momento, prego. Un incidente stradale, un testimone dice che è tentato omicidio. Come si chiama, dove si trova e quando posso vederla?
Le ho detto, lei ritorni a casa, non si preoccupi. Aspetto io qui finché non è arrivata la sua macchina. Oh, scusi, signore. Io stavo proprio in questo posto e quella macchina è sbucata all'improvviso, di là. Sì, veniva di là e si dirigeva proprio verso la ragazza. Dunque, così stava la ragazza, cercava di scansarsi. Però quello si dirigeva proprio contro di lei, voleva investirla, altro che storie. Voleva proprio investirla. Si ricorda per caso che macchina era, di che colore? Magari il numero di targa? No, in quel momento vedevo solo la ragazza. La macchina era grigia, più o meno, forse io... Sa dove è andata l'amica a cui la ragazza aveva fatto visita? La sì, se n'è andata con l'ambulanza, così mi pare. Io non so più niente. La ragazza che è morta era una sua buona amica. I parenti sono stati avvertiti. Signorina Reiners, anche lei è convinta che questo sia stato un incidente causato volontariamente? Sì. Ed era diretto a me. Volevano uccidere me. Su che cosa si basa questa sua affermazione? Da 3 giorni ricevo strane telefonate. E anche prima a Chicago. Lei è bibliotecaria? Signorina Ute. Sì. Adesso lavoro in una libreria del centro. L'uomo che stasera le ha telefonato e che poi è venuto davanti al suo portone, pensa che fosse lo stesso al quale aveva venduto quei libri sulla Spagna? Non ne ho idea. E la voce, per caso, lei non ha riconosciuto la voce? No, per niente. Abbiamo tantissimi clienti. Non so neanche che aspetto possa avere. Signorina Reiners, c'è qualcuno che potrebbe avere un motivo per attentare alla sua vita? Non ne ho idea. Non so né chi né perché. Lei vive sola qui? Sì. Ma non ha parenti? No. I miei genitori sono morti da alcuni anni. Mi dispiace. Ha relazioni particolari con altre persone? Lei ha un amico, è fidanzata, ha intenzione di sposarsi? No, niente di tutto questo. Ah, allora, forse abbiamo davvero a che fare con un semplice incidente stradale. Un incidente stradale causato da un autista particolarmente distratto, no? Mm-hmm. Che forse era ubriaco. Sì, può darsi. Quindi... in questo caso non ci sarebbe alcun collegamento fra l'incidente e le telefonate con cui la molestano. Non rispondo. Invece vada. Dica soltanto pronto chi parla. Pronto, chi parla? È il 38452. È la stessa voce. Continui a parlare. Sì, esatto. Qui è Ute Reiners. Dica, che cosa è successo davanti a casa sua? È successo qualcosa, vero? Non è stata investita una ragazza? Pronto? Gli chieda da dove chiama. Gli dica che gli vuole parlare. Pronto? Per favore, mi dica... dov'è ora? Ho bisogno di incontrarla. Sono nella cabina telefonica davanti a casa sua. Va bene, scendo subito. Si trova qui sotto, è nella cabina che c'è all'angolo. Ottimo, noi andiamo avanti. Dov'è la cabina? Bisogna andare a destra o a sinistra? A destra. Nel caseggiato c'è un'altra uscita? No, non c'è. Grazie. Lai, li, rai, lam, lam, lam. Ah,
Ah, non nevica più. No. Allora. Mi ha fatto tanto piacere averti rivisto. Sì, anche a me. Salutami tua moglie, mi raccomando. Sì, e tu salutami i tuoi ragazzi. Grazie. Dov'è la macchina? È là, dietro l'angolo. Bene. Ciao. Buonanotte. Sono più dubbi, la vogliono uccidere. No, 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 no. No, ricominciamo da capo. Deve esserci un motivo per questi attentati. Questo ormai mi sembra lampante. Qualcuno vuole ucciderla, ma perché? Per favore, la prego di pensarci con calma. Rifletta ancora una volta attentamente e mi dica tutto. Tutto, mi capisce? Anche quello che in questo momento le sembra poco importante. Non lo so. Io non so niente. Io non so niente. Non ne posso più. Stefan, vieni. Andiamo. Sì. Non possiamo lasciarla sola. Non può. Uno di voi non potrebbe restare qui, ho paura. Qui sul divano. Certo, lo so, non è tanto comodo. Oppure ci dormo io sul divano, ho paura di restare sola. Ho dormito in posti molto più scomodi. Harry, cerca di scoprire qualcosa su questa ragazza. Uh-huh. Hanno già commesso un omicidio. Che è stato uno sbaglio. Uno scambio di persone. Sono tornati in macchina, probabilmente con la stessa macchina di prima. Per commettere un altro omicidio. E stavolta toccava alla persona giusta. Questo non è un lavoro da dilettanti. No. Mi raccomando, sta attento. Sì. Così. Sì. Poi... questo va qui dentro. Ecco fatto. Questo che cos'è? Questa è una riccia trasmittente, così io sono continuamente collegato con l'ufficio. E questo qui è un registratore col quale registreremo le telefonate nel caso che chiami ancora qualcuno. Ma comunque io credo che stanotte non accadrà più niente. Ha qualcosa da bere? Ho sete. Certo, che cosa desidera? Birra? Sì, vado a prenderla. Grazie. Grazie. Mi dica, col suo lavoro lei leggerà molto? Perché deve o perché le piace? Mi piace. È esperta in qualche settore? Sì, storia antica. Non crede che sia un po' polveroso, voglio dire, arido? Ma che dice? Anzi, è interessante lo studio delle nostre origini. Scoprire che non siamo cambiati in questi pochi anni. In questi pochi sì. anni?
Esteriormente la vita degli uomini è cambiata, ma dentro... Non è cambiato niente. No. In questi pochi anni. E suo padre, che cosa... Che tipo di attività svolgeva? Vede, era geometra. Mm-hmm. E lei vive qui da sola con i mobili dei suoi genitori? La prego, risponda lei. Sì, pronto? Sì, casa Ute Reiners. Io? Io sono un amico. Un suo buon amico. Ha riattaccato. Io sto impazzendo. Ma che cosa vogliono da me? Che cosa gli ho fatto? Ma che cosa gli ho fatto? Ma che cosa gli ho fatto? Si calmi. Non capisco. Mi scusi. Sì? Sì? L'auto del delitto? Per adesso non abbiamo indizi. Hai saputo nient'altro? Cioè ti sta raccontando la sua vita? Oh, bene, bene, lasciala raccontare. Anche se passi la notte in bianco, falla parlare della sua vita, della gente che ha conosciuto. Deve esserci per forza qualche punto di riferimento, contatti, incontri. Sì, d'accordo. Buona fortuna. Cosa c'è? Non si sente bene. Cos'è successo? Ho fatto un brutto sogno. Ho sognato che mi stavano sparando. Ero colpita da 1000 proiettili. Ma è solo un sogno. Si è trattato di un incubo. E domani? E dopodomani? Uh-huh. Buongiorno. Buongiorno. Sta entrando adesso. Buongiorno. E Harry. Ciao Harry, dove sei? Sono nella libreria. Sì, l'ho portata qui. Voleva venire a lavorare. Beh, sta abbastanza bene. Ovviamente un pochino agitata. Però, secondo me è troppo pericoloso stare qui. Mm-hmm. Bene, aspettami, vengo subito. Lei dov'è? Vicino alla cassa. E dai suoi discorsi hai ricavato niente di utile? Purtroppo no, abbiamo parlato di tutti gli argomenti. Lavoro, famiglia, amici. Niente che ci possa servire. Eppure ci deve essere qualcosa. Buongiorno, signor Derrick. Buongiorno, signorina, come sta? Non benissimo. Lui può restare con me? Ne stavamo appunto parlando, ci dà ancora un minuto? Certamente. Dove? È quello col basco, là. Ma dove? Permesso, permesso, venga anche lei. Un momento, attenzione. Mi scusi, eh. Mi scusi. Permesso. Potrebbe descrivere? Sì, ci provo. Un tipo alto più o meno così, molto magro, occhialetti e i capelli non lo so perché aveva il basco. Quanti anni ha? Ma circa 60. L'identikit è quasi pronto. Sì, direi che non c'è male, ma non è perfetto. L'importante è che gli assomigli un po'. Fanne 30 copie. Può darsi che ci sia d'aiuto, speriamo. Stefan. Mi scusi un momento. Sì, Harry? Ariane. Grazie. Ciao, Ariane, sono Stefan.
Grazie per aver chiamato. Devo chiederti un favore. Puoi ospitare una ragazza in casa tua solo per qualche giorno? Ospitare una ragazza? Qual è il problema? Ah? Sì, sì, certo. Vieni con lei? No. Harry l'accompagnerà. Io ho da fare. Siamo d'accordo? Ciao. Grazie. Che cosa deve fare Harry? A casa di chi mi dovrebbe accompagnare? Da una signora, una mia cara amica. Per motivi di sicurezza è meglio che lei rimanga un po' lì, va bene? Lei quindi crede che... Guardi, vogliamo evitare di doverci rintroverare qualcosa. Sarà meglio che porti qualche vestito con sé, ma solo lo stretto necessario. Ancora una cosa. Le dispiace lasciarmi le sue chiavi di casa? Lei permetterà, spero, che dia un'occhiata al suo appartamento. Vorrei controllare tutto. I suoi album di foto, per esempio. E anche le sue lettere, che forse addirittura leggerò. Lei mi può dire, no, non voglio che lo faccia. E io le assicuro che la capirei. Faccia quello che vuole. Tanto devo dire di sì, perché ho paura. Va bene, sfogli tutto, legga tutto. Non ho niente in contrario. Harry? Lo so, starò attento. Accomodatevi. Prego. Devo stare attenta a qualcosa? Sì, fai entrare solo persone che già conosci. È così grave? Chi la perseguita? È questo il fatto. Non lo sappiamo. Né lei né noi. Andiamo. Ho saputo che è bibliotecaria. Sì. Il mio lavoro, invece, è completamente diverso. Io disegno tessuti. Ora sto facendo... Forse le può interessare una cosa del genere? Quel tanto di interesse che posso avere in questo momento per una qualsiasi cosa. Niente. Non ho trovato niente, proprio niente. Se non hai mai visto un uomo disorientato, guarda a me. Sto diventando nervoso. Vieni, andiamo da loro. Che cosa sta facendo? Come sta? Sta bene, credo. Sembra abbastanza calma, ma non lo è. Ariane, temo proprio di aver agito con leggerezza. Con leggerezza? Sì, non sono tranquillo, le potrebbe succedere qualcosa. Quella ragazza è in pericolo, e ora lo sei anche tu, e ti confesso che mi sento in colpa. Ti senti in colpa perché sono in pericolo? Forse non è un male. Posso dire di far parte anch'io della tua vita, che è una vita, me ne accorgo ora che hai portato questa ragazza da me. Certamente molto diversa da quella che conduco io. La vita normale non è poi tanto normale. Tu pensi agli altri, ma la gente normale pensa a se stessa. No, Stefano, non ho paura. E farò del mio meglio per non averne. Ottimo. Buonasera, signorina. Buonasera.
Ha trovato qualcosa? Quello che ho trovato la rende ancora più simpatica di quanto lei già non sia. Ma un motivo per quanto le sta succedendo non sono riuscito a trovarlo. Si direbbe quasi che non esista per niente. E non esiste, infatti. Restate a cena? Cioè, potete restare? Sì, con piacere. Buongiorno, Stefan. Buongiorno, Harry. Loro dove sono? A casa. Torgen e Stolberg sono di guardia. Ci si può fidare di loro. Telegramma? È arrivato a casa di Ute Reiners. Viene da una clinica. Lo ha mandato un paziente che si chiama Scherer. Albert Scherer. Che prega la signorina Reiners di fargli visita. Hai idea di cosa significhi? Niente affatto. Tu? Scherer? Non lo conosco. E chi sarebbe? No, non conosco questo Scherer. Che cosa ha detto? Vuole che vada a trovarlo in clinica. Abbiamo appuntamento con il professor Graf. Il corridoio a sinistra in fondo. Grazie. Di niente. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ecco, ci siamo. Per piacere, aspettate qui. Avanti. No, è fuori discussione, non in questa clinica. Avremo modo di parlarne più tardi. Sì, professore. Grazie. Buongiorno. Il professor Graf? Sì. Mi chiamo Derrick, ci siamo sentiti al telefono. Sono contento che siate venuti. Dov'è la signorina Reiner? Sta aspettando fuori. Prego, si metta a sedere. Grazie. Se ho capito bene, lei fa parte della polizia criminale. Sì, ha capito bene. La signorina Reiners è sotto la protezione della polizia. Come mai? Non me ne voglia, ma questo non è il momento di spiegarglielo. Ho una domanda da farle. Chi è il signor Scherer? Albert Scherer. È un paziente che è gravemente ammalato. Per essere più precisi, gli restano pochi giorni di vita. Oh, e... perché vuole vedere Ute Reiners? Lui sa che i suoi giorni sono ormai contati e vuole vedere questa ragazza. E non le ha spiegato perché? È ovvio che fra i due ci deve essere un affetto molto profondo. Niente affatto. Ute Reiners non lo conosce, non l'ha mai sentito nominare. Io ho avuto l'impressione che Scherer invece la conosca bene. Mi stia a sentire. Le persone vicine alla morte che lo sanno pensano solamente alla persona che per loro è più importante. E questa persona sarebbe Ute Reiners? Io ho qui i suoi documenti. Quando è nata, dove è nata. So che è bibliotecaria e che i suoi genitori sono morti 6 anni fa. Sì, è tutto esatto. Mi scusi un momento, professore. Venga, signorina. Questo è il professor Graf. Buongiorno. Buongiorno. Ho saputo in questo momento che il paziente del professor Graf la conosce benissimo. Ma io non lo conosco. Già, ma forse tra poco risolveremo il mistero. Il signor Scherer, quanti anni ha? 62. Sta molto male. Gli rimangono pochi giorni di vita. In che condizioni è? Possiamo andare da lui? Venite. Posso entrare? Nessun'altra visita adesso. Entrerò con lei. Scusi, professore. Credo che dovrei esserci anch'io. Per favore, solo lei, però. Bisogna evitare emozioni al paziente. Deve andare da lui perché non è in grado di alzarsi.
Coraggio, si sieda pure sul letto. La ringrazio di essere venuta. Io non capisco. Non parli. Basta che stia qui. E qui vicino. Mi scusi, chi è quella ragazza? Perché lei può entrare e io no? Posso chiederle chi è lei? Mi chiamo Scherer. Lì dentro c'è mio zio. Chi è la ragazza? Si chiama Ute Reiners. Reiners? Non la conosco. Suo zio le ha inviato un telegramma perché voleva vederla assolutamente. Non capisco. Posso andarmene? Sì, grazie. Dottore, posso provare a parlare con il suo paziente? Da solo. Sa cosa vuol dire delicatezza? Credo di sì. Chi è lei? Non la conosco. Già, è vero. Mi chiamo Derrick. Io mi occupo della signorina Reiners. Sì, insomma, cerco di fare in modo che non le succeda niente. È forse nei guai? Signor Scherer, lei può aiutare me e può aiutare la signorina Reiners dicendomi chi è lei. Ah. Sono suo padre. Però non è necessario che lei lo sappia. Lo saprà certo molto presto. Ma io ho promesso che lei non l'avrebbe saputo fino alla mia morte. Posso sapere a chi lo ha promesso? A sua madre. Ma desideravo tanto vederla. Mi dica, che impressione le ha fatto? Non so spiegarglielo. È stato penoso. Posso entrare? Non ho niente più visite. Domani, forse. Sta davvero tanto male? Lui è il signor Scherer, il nipote del paziente. Ah, sì. Molto piacere di conoscerla. No, no, suo zio non è peggiorato. Ma forse al momento direi che è meglio non disturbarlo. Le vorrei parlare, quando è possibile, naturalmente. Anche adesso, se vuole. Io ho tempo. Sì, mi rincresce, ma adesso io avrei da fare. Le dispiacerebbe darmi il suo indirizzo e il suo numero di telefono? Volentieri. Geibelstrasse 10, ingresso nel cortile. Mm-hmm. Telefono 34 43 34 1. Mm. La ringrazio. E lei chi è? Mi chiamo Derrick, polizia criminale, squadra omicidi. Squadra omicidi? Le posso telefonare magari oggi stesso? Sì, quando vuole, a qualsiasi ora. Buongiorno, signor Scherer. Buongiorno. Ha detto qualcosa a lei? È tranquillo adesso, calmo, rilassato. Dottore, le posso chiedere se Scherer ha famiglia, moglie, figli? No,
Per quanto ne so, ha soltanto una governante e un fratello, che ha un figlio. Il giovane che avete appena visto. Ah, sì. E la governante? Posso avere il suo indirizzo? Sì. Venga nel mio ufficio. Grazie, dottore. È molto gentile. Lei ha saputo qualcosa? Sì. Allora perché non me lo dice? Mi dispiace molto, ma ho saputo qualcosa che non posso dire. Che non sono autorizzato a dire. Accompagna la signorina da Ariane e resta con lei, ti chiamerò. Io prenderò un taxi e vado a sentire la governante. Bene. Questa storia è completamente assurda. Eh sì, ci può giurare. Venga. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Derrick, sono ispettore della polizia criminale. Polizia criminale? Vengo ora dall'ospedale, sono andato a trovare il signor Scherer. Ah, ecco. E lui è morto? No. Posso entrare, signora? Sì, prego, prego, venga pure. Come sta il signor Scherer? Non molto bene. Ah, mi scusi, si accomodi pure. Grazie. Dunque, si tratta di questo. Il signor Scherer ha incaricato il suo medico di inviare un telegramma ad una ragazza. Nel telegramma lui pregava questa ragazza di fargli visita. Perché ha chiesto a una ragazza di fargli visita? La signorina Ute Reiners. Il nome le dice qualcosa? Ah. L'ha fatto davvero. Ha già sentito questo nome. Sa anche che tipo di relazione c'è tra loro due? Io... Sì, ma io... Non ha l'autorizzazione a parlare, vero? Già. Lui è suo padre. Cosa? Lui l'ha detto alla ragazza? No, è a me che l'ha detto. A me. Perché ha promesso alla madre della ragazza di non dirglielo mai. E così ha fatto. Lei sa perché? La madre è morta da 6 anni. Allora perché? Hanno vissuto insieme, ma poi... Quando è arrivata la bambina, lui le ha lasciate per motivi che ancora oggi si rimprovera. Perché non ha sposato la donna che gli ha dato una figlia? Nel frattempo aveva conosciuto un'altra donna, una ricca, di buona famiglia. Era figlia unica di un grande industriale. Il fatto è che probabilmente allora se la passava abbastanza male ed ha approfittato subito di quell'occasione. E ha abbandonato la madre di sua figlia. Sì. E il matrimonio con questa donna ricca è stato infelice? No, no, niente affatto. È solo che la signora morì perché era tanto malata. Per questo non hanno avuto figli. Lei da quando è in questa casa? Io ho accettato questo incarico subito dopo la morte della signora Scherer. Un incarico di fiducia? Certo. Scherer è molto ricco, non è vero? A quanto ammonta il suo capitale? Io non so di preciso. Penso a molti milioni di marchi. Ha un fratello, se non sbaglio. Sì, ma non si sono mai frequentati. Come mai? Non gli piace il fratello. Ma come? Il figlio del fratello oggi era all'ospedale. Non l'avranno mica fatto entrare. Perché? Non dovevano? Il signor Scherer perché non vuole bene a suo fratello? Non lo so, non ha mai voluto parlarne. Già, questo è tutto. Grazie, signora. Senta, non crede di dovermi almeno dire perché tutte queste storie di famiglia per lei hanno così tanta importanza? Hanno tentato più volte di uccidere Ute Reiners, quindi è con la figlia del signor Scherer che ce l'hanno. Tentato di ucciderla? Hanno cercato di investirla e hanno anche cercato di spararla. Oh mio Dio. Questo disegno le dice qualcosa? Io... sì, c'è... Mi sembra che sia il basco a ricordarmi qualcosa, ma non riesco a capire che cosa mi ricorda. Sul retro c'è il numero di telefono del mio ufficio. Posso telefonare? Sì, prego, il telefono è lì.
Pensi che dobbiamo rimanere? Sei riuscito a sapere qualcosa? Ottimo. No, non ci muoveremo da qui. Ecco, sto arrivando. Sì? Buongiorno, vorrei parlare col signor Scherer, Arthur Scherer. Che cosa vuole da lui? Abbiamo un appuntamento. Sono sua madre, può dire a me che cosa vuole da lui? Sono della polizia criminale, signora. Polizia criminale? E lei cerca mio figlio? Sì. Arthur! Cioè, la polizia criminale, che cosa vogliono da te? Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. La ringrazio. Tu cos'hai a che fare con la polizia? Proprio niente, mamma. Fammi il piacere, tornatene in cucina. Non posso chiederti che c'entri con ci la polizia. Ci siamo incontrati in ospedale. In ospedale? Allora è morto. Non è morto. Prego. Allora perché è venuto? Si accomodi. Ma almeno sta per morire. Avevano detto che gli restavano pochi giorni di vita, poche ore. È ancora vivo, mamma. Le chiedo scusa. Sua madre è molto nervosa. È vero. È fatta così. È sempre esasperata, agitata. È vero che mio zio è ancora vivo? Non glielo so dire, non vengo dall'ospedale. Sono stato a casa di suo zio. Ho parlato un po' con la governante. Ah, capisco. Sono venuto a sapere che non c'è nessun tipo di rapporto fra suo padre e il fratello suo zio. Neanche il minimo contatto. Sì, è tutto esatto. Come mai? Per motivi che... anch'io non conosco bene. Sembra che sia accaduto qualcosa. Ah sì? E che cosa è accaduto? Una... irregolarità nei conti, credo. Vorrei saperlo con esattezza. Cosa intende per irregolarità? Una truffa? Sì. Mio padre, purtroppo, tanti anni fa, per truffa, è stato... rinviato a giudizio? È andato in prigione per questo? Sì. Sono trascorsi 10 anni. E mio zio non ha mai voluto vedere neanche me. Ho pensato, ora che sta per morire, vado a trovarlo. È sempre mio zio. C'è mio padre. Cosa fa suo padre? Voglio dire, qual è la sua attività? Niente, non fa niente. Lui lavora soltanto occasionalmente. Non dirmi che è morto. No, è vivo, papà. Grazie al cielo. E come sta? Dimmi. Cosa dice il medico? Voglio dire... hai parlato con qualcuno? Devi dirmelo, sei stato o no all'ospedale? Si può prevedere quanto vivrà? Ma non ne so niente, papà! Il medico deve saperlo. Che razza di gente. E lei chi è? Mi chiamo Derrick, della squadra omicidi. Che cosa vuole da noi? Che ci fa qui? Cosa vuole? Ho incontrato il signor Derrick in ospedale. Ah, sì? Ah, è così. Allora forse può dirmi come sta il mio caro fratello? Non sta bene. Già, e l'ho anche visto? Sì, l'ho anche visto. Dica la sua impressione. È tanto debole, ma... è ancora cosciente. Ah, fantastico. Eh già. Tutto questo è fantastico. Bene. Lei è proprio della squadra omicidi? Sì. Ho accompagnato la signorina Reiners all'ospedale perché è sotto la protezione della polizia. Vogliono ucciderla.
ucciderla. Mi dica, chi è quella ragazza? E perché lei poteva vedere mio zio e io no? In questo momento non le posso rispondere, mi dispiace davvero. Ah, sei arrivato. Sai, ho portato Ute e Ariane qui in ufficio. Non ho potuto farne a meno, sono qui accanto. Buongiorno. Vuoi sapere come ci sentiamo? Come se fossimo state arrestate. Sì, in fondo non sbagli di molto. Posso aiutarti a togliere la pelliccia. Devo ammettere che con la presenza di queste due signore l'ufficio acquista tutto un altro aspetto. Ma, dimmi, per favore. Pronto, Klein? Sì? Prego. Un momento, prego. Stefan? Una certa signora Rhodes. È la governante del signor Scherer. Sì, signora Rhodes. Ora so perché quell'uomo mi era familiare. È stato collaboratore di un notaio con cui il signor Scherer ha lavorato. Sì, mi ricordo anche il nome. Sebald. Sebald. E il notaio? Sì. Notaio dottor Osler. L'indirizzo? Grazie, signora Rhodes. Lei mi ha reso un grande servizio. È inutile che mi guardi così, io non so ancora niente. Berger, le due signore non devono uscire da questa stanza. Vieni, Harry. La cosa più importante, Ute Reiners è figlia di Scherer, che sta per morire. Ah. E il signor Scherer lascia in eredità un mucchio di soldi. Ah, sì? E l'uomo col basco che abbiamo visto è impiegato da un notaio. È bello, sai, sapere finalmente qualcosa. Scusami. Sì. Questo è il signor Sebald. Una volta era impiegato qui. Non lavora più da lei? No. Ho dovuto licenziarlo. Gli hanno fatto un processo ed è stato condannato. Ah, è stato in prigione allora? Sì. 2 anni e mezzo. Per che cosa? Appropriazione indebita. Il signor Scherer, Albert Scherer, è in ospedale. Lei lo saprà, se non erro, è suo cliente, vero? Sì. Il signor Sebald, quando era ancora suo collaboratore, ha mai avuto a che fare col signor Scherer? Sì. In quale occasione? Mi dispiace, ma... Il segreto d'ufficio, sì, lo so, ma sto indagando su un omicidio. Quindi mi dica in quale occasione Sebald e Scherer si sono incontrati. La prego di rendersi conto che io non posso... Proverò a dirle io allora cos'è successo. Il signor Scherer ha discusso qui, in questo ufficio, il suo testamento. Lo ha compilato e depositato in sua presenza, è giusto? Certo. Sì. E ora vediamo se riesco anche a dirle qual è il contenuto del testamento. Il signor Scherer lascia tutto il suo patrimonio a una figlia illegittima, Ute Reiners, che è l'erede universale, a parte le donazioni che certamente avrà fatto alla sua governante. Ed ora ecco la mia domanda. Che cosa succederebbe se Ute Reiners non fosse in grado di ereditare? E se morisse? Per quanto ne so io, il signor Scherer ha anche un fratello. Grazie, dottore. Vieni, Harry. Allora, tu che cosa ne pensi? Mi sembra pazzesco, il proprio fratello. Sua moglie mi ha quasi aggredito chiedendomi se fosse morto, come se non aspettasse altro. È chiaro che lei, dopo la morte del cognato, è convinta di ereditare un sacco di soldi. Quindi lei non sa cosa c'è scritto nel testamento. Poi è venuto suo marito e mi ha chiesto, non è mica già morto? Non è mica già morto. Capisci? E quando io gli ho risposto, no, è molto debole, ma è ancora cosciente, avresti dovuto vedere quanto era sollevato. Beh, certo, è ovvio, perché così il testamento non era diventato efficace e Ute Reiners non era ancora l'erede. Questo vuol dire che il fratello di Scherer conosce il contenuto del testamento, che sa con assoluta precisione quello che c'è scritto, così come lo sa Sebald, che ha lavorato qui dal notaio. Adesso è chiaro. Quella ragazza deve assolutamente morire prima che muoia l'uomo in ospedale.
Dobbiamo trovare Sebald, il fratello di Scherer e quelli che li hanno aiutati. Hai ancora soldi? Sì, li ho. Devo scappare, altrimenti non trovo più niente. Vado io. Mi scusi, le potrei parlare ancora? Certo. Grazie. Di nuovo lei? Adesso è morto. Non so, io non glielo so dire. Hanno detto che può succedere da un momento all'altro. Mamma! No, per favore, io dovrei volergli bene, anche se non si è mai occupato di noi. Lo pensi davvero? Suo padre è in casa? No, lui è in giro. Mm-hmm. Riconosce quest'uomo? Sebald. È un amico di mio padre. Ah, un amico di suo padre. Sì. Mi dica, che c'entra quest'uomo? Le dico subito che a me non ispira la minima fiducia. Le ho raccontato di quei tentativi di omicidio contro quella ragazza. Quest'uomo sappiamo che vi è coinvolto. Quella ragazza, Ute Reiners, che lei ha conosciuto all'ospedale, è la figlia di suo zio. Lui ha una figlia? Una figlia illegittima, sì. Non sapevo che mio zio avesse una figlia. Ma suo padre lo sapeva. Sapeva anche che Ute Reiners erediterà il patrimonio di suo zio. A meno che... Lei non muoia prima. Già. Uccidere una persona soltanto perché... Lei crede che mio padre ne sia capace? E questo Sebald? Ah, quello è un delinquente. Io lo so che è un delinquente. È stato persino in prigione, come mio padre. È un delinquente con rapporti con altri delinquenti. Che si spartirebbero volentieri tutti quei soldi. Ma per poterlo fare, suo padre deve prima ereditarli. Mm? Dov'è ora suo padre? Salve ragazzi. Ciao Sebald. Allora, ci state o no per quell'affare? Decidetevi. Lui dov'è? A quel tavolo laggiù. D'accordo. Ci stanno anche loro. Bene, perfetto. Non dobbiamo farci fregare. Ma cosa dici? Dobbiamo stare. Ascolta. Buongiorno, signor Scherer. Lei? Controllo documenti. Porca miseria. Vieni, filiamo. Ma dove vai? Guarda che anch'io posso stare qui a bere quel che mi pare. Hai Dico capito, che... brutto scimmione? È meglio andare via. Non tieni la canna. Ma io devo stare in casa e tu puoi ubriacarti qui, con quelle donnette che raccogli per la strada. Lei è il signor Sebald? Sì. Ha un documento con sé? Sì, naturalmente. Il suo documento, prego. Io non li ho i documenti. Signor Scherer, i documenti. Fermo! Portatelo via. Calmo. Lei è in arresto, signor Sebald. Anche lei, signor Scherer. Su, si alzi. Ne hanno arrestati un sacco, ti dico. Guardate che io non c'entro proprio. Non so di che si tratta. Non potete accusarmi di niente. È tutto a posto?